Salve a tutti, oggi vi propongo un contorno a base di patate che accontenta sia i grandi che i bambini, le patate sabbiose. Per 4 porzioni abbiamo bisogno di 1 kg di patate, di 2 cucchiai di pan grattato, 2 cucchiai di pane raffermo sbriciolato, pepe, sale, 2 spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva e 2 rametti di rosmarino. Cominciamo col porre sul fuoco una pentola d'acqua, dopodiché ci dedichiamo alla pulizia delle patate. Dopo averle lavate, le peliamo e le poniamo in un contenitore pieno d'acqua in modo da non farle ossidare. In seguito le riduciamo in cubi di circa 1,5 cm. A questo punto sbianchiamo in acqua bollente per 4-5 minuti le patate. Questo per avere poi delle patate più morbide all'interno e per velocizzare poi i tempi della cottura successiva che faremo in padella. Nel frattempo affettiamo l'aglio e tritiamo finemente il rosmarino. Una volta che le patate sono cotte, le scoliamo e passiamo alla cottura vera e propria in padella. Quindi scaldiamo un filo d'olio, aggiungiamo l'aglio, lasciamo leggermente rosolare e uniamo le patate che nel frattempo si saranno asciugate. Aggiungiamo sale e pepe, saltiamo in modo da distribuire bene il sale e il pepe e le lasciamo dorare a fiamma moderata. Di tanto in tanto mescoliamo in modo da ottenere una doratura uniforme su tutta la superficie delle patate. Una volta che le patate saranno cotte e leggermente dorate, eliminiamo l'aglio. Quindi aggiungiamo il pane raffermo. Lasciamo dorare parzialmente ed uniamo il pan grattato. Mescoliamo bene ed infine aromatizziamo con il rosmarino. Diamo un'ultima mescolata e togliamo dal fuoco. Le decoriamo con un rametto di rosmarino e le serviamo ben calde. Le patate sabbiose sono ottime per accompagnare secondi sia a base di pesce che di carne. Per insaporirlo ulteriormente è possibile aggiungere dei cubetti di pancetta uniti quasi a fine cottura. Inoltre possono essere cotte anche direttamente in forno. Da Sonia un saluto e alla prossima videoricetta.